Mi raccomando, se non vuoi perderti nessun video su questo canale, ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno i feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video reazione. Quest'oggi ragazzi non andremo a reagire ad un solo video, ma a due video di lunghezza abbastanza breve. Due video che ricordano più o meno quello che avevo fatto tempo fa riguardo a quelle fake mega evoluzioni introdotte tramite hack all'interno di Horas. Quest'oggi ragazzi, come da titolo, andremo a vedere cose che non stanno né in cielo né in terra. E quindi ragazzi vi invito fin da subito a lasciare un bel mi piace per sostenere questa serie e a consigliarmi qua sotto altri video a cui fare reazioni. Ne ho altri e scusatemi se non li porto subito quelli che mi consigliate, ma sto cercando di diluire questa serie sia dal punto di vista delle tempistiche con gli altri video, sia più che altro perché non vorrei caricare sempre lo stesso tipo di reazione a un video e magari variare in un qualche modo. Di conseguenza ragazzi, i video che mi state consigliando, che sono magari simili a quello di Greninja o quello di Jirachi, arriveranno sicuramente, ma in futuro, non vi preoccupate. Fatta questa intro, visto che vi siete lamentati nello scorso episodio che ci ho messo troppo tempo e ci avete anche ragione, direi di andare a premere il pulsante magico che voi non vedete ma c'è e di andare a vedere questo, il primo video, che è una cosa. Allora, ho visto l'immagine e avrei preferito non vederla. Allora, ok, battaglia. Perfetto, c'è un mega Arceus, un orda di mega Arceus contro un Magikarp. Io fino a qui c'ero. Un Magikarp a livello 100 contro degli Arceus di livello inesistente. Va bene, ok. Perfetto, tra l'altro bella sta mega di Arceus. Cioè obiettivamente raga è figa, non c'è nulla da dire, è una grande mega. È un po'... ah oddio, questi sono un non, che figo. Ma tipo vorrei sapere se il creatore... ah, ovviamente trovate i link dei video originali in descrizione raga. In descrizione, questo è ovvio per evitare come al solito di fare freebooting. Sì però, cioè nel senso, rendiamo questo video un po'... diciamo, perché mi devi far tagliare ste parti morte? Madonna, veramente, la Trinità, sono in 5, non mi importa. Anche la Maddalena e Lazzaro ci mettiamo dentro. Madonna, ma tra l'altro è Butterfly Arceus, veramente. Che bellezza. Dai però, minchia. Oh, attenzione! Magical... cosa? Whisper? Questa roba! Cosa stai facendo? No, oddio, che animazione... no, spettacolo, sta animazione qua è bellissima. Ok, è diventato africano. Perfetto. Magical Buse giudizio? Cosa? Ma... ah, io... scusate, non gli stavo facendo una sega. Oddio. Tra l'altro non hanno livello sti cosi, ma... ok, tra l'animazione era bellissima, raga. C'era un misto tra l'animazione di Calmamente e quella della mega, e poi c'era un'altra roba che penso l'abbia creata l'hacker, insomma. Però minchia che figata. Vabbè, a parte che tipo sei voluto in uno raga, è più agonizzante di prima, non volevo dirvelo raga, cioè è orripilante. Utilizza close combat, minchia close combat, ma con le pinne, raga, lo vedete lì così che vi colpisce con le pinne, un Magikarp. Provate. Cosa fa? Oddio, metti Zygarde sta roba, sto male. Cosa fa? È impazzito. Li uccidi tutti! Ma cosa? Ma cosa? Cosa ho visto? Ok, fermi, questo è il Poké io e te. Sì, vola l'app Magikarp. Però facendo un po' diversa la canzone, però vabbè. Ok, accarezziamogli le labbra. Madonna, raga, tra l'altro, minchia, che... obiettivamente c'è degli occhi... c'è qualcosa dentro gli occhi. Penso sia tipo... penso di averlo già visto quel pattern strano, però vabbè. Madonna, è stato spettacolo, ok. Ma aspettavo, non mi aspettavo, non, cioè, non, ah, vabbè, via. Ok, sta mangiando i poke bignè, perfetto, cose belli. Ok, però c'è degli occhi, cioè, cos'è, un ventilatore negli occhi? Fammi un po' di aria che fa caldo, ti prego. Oh Gesù. Ok, perfetto, attenzione, Magikarp si pavoneggia davanti al pubblico, raga, anche voi voglio... la Magikarp Dance, è questa, raga, è questa, la ola... de... oddio, questo è shiny! Questo è shiny! Perché? Perché? Sembrano i disegni di quando ero piccolo. A parte che ha seccato Arceus, però... ma cos'è quella roba? Ma... ok, lo shiny, raga, mi ha obiettivamente steso, era terrificante, ma... ma perché?
Ma poi, ma perché lo shiny di tutti i colori, raga? Io, vabbè, non lo so, vero? Non ho parole. Detto ciò, ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo video. Anzi, fatemi sapere nei commenti quale dei due avete preferito, anche se in realtà sono due video diversi. Detto ciò, direi di andare subito a vedere il secondo, però devo tagliare perché devo ancora impostarlo. Ok, ragazzi, eccoci qua, sono pronto, quindi 3, 2, 1, pulsante magico, vieni a noi. Ci sta, raga. Mew, classico Mew, è uguale. È il Mew, Mew, perfetto. Ci siamo. Perché c'è un ricettore di Sky in testa al posto del... Questo è storto, raga. È storto. È stato il vento. Ah, che impressione quelle che... Ah, bruttissimo. Ah, no, ti prego. È inguardabile. Piace per la tua incolumità fisica. No, sul serio. Raga, hashtag save Mew. Hashtag je suis Mew, per piacere, nei commenti. Lo voglio tutti quanti, perché raga, dopo aver visto questa cosa... Ah, pure Shiny, abbiamo pure la versione storta, raga. Questo qua è veramente da scambio. Tra l'altro la coda è tutta storta, raga. Questo proprio qua sta soffrendo con delle mutazioni genetiche gravi. Raga, vorrei porre l'attenzione, a parte sulla stortezza delle corna, ma sul... Oh, a parte sul... Però... Sulle gambe, guardate qui, allora io non riesco a capire come stia in piedi, cioè non riesco, capito? Non trovo il significato, cioè, vorrei capire se gentilmente c'è un modo di... Ok, ferma, cos'era quella merda? Fatemi capire, vi prego, non è fisicamente possibile che stia in piedi una roba del genere. Non è possibile, guarda che roba. Io, cioè... Raga, sto perdendo la fiducia nel genere umano. Aiuto, da dov'è sta mossa qua? Sì, ma si sta triturando le antenne così. Tra l'altro ho aperto Slacking. C'era anche l'altra volta Slacking ed era lo stesso scenario, però... Finito il video. Grazie Dio! E niente ragazzi, il video finisce qua, fatemi sapere che cosa ne pensate anche del tumorello che abbiamo appena visto. Mi spiace per i genitori di quel Mew, fate una colletta, qualcosa, raga, è stato allucinante. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale. Mentre starete vedendo questo video probabilmente sarò in vacanza, quindi è possibile che nei prossimi giorni non esca un video al giorno. Ma comunque ragazzi, non vi preoccupate. E niente, premete anche la campanella e fatemi sapere qui sotto nei commenti quale dei due video vi è piaciuto di più e quanto grado di cancro c'era in tutto ciò. E noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.